Sono. Come li trovi? Che fai? Sono le 9.45 e tutto va bene. E tutto va bene di sabato. Che giorno è? Oggi è 27. 27 e siamo qui davanti alla Corte d'Appello. Non si possono. Ah, sì, sì. E stiamo aspettando per la presentazione delle liste che arrivi qualcuno. Già che era l'ultima. Ah, adesso. Oh, ma ti sbagliano. Ah, è arrivato forse uno della destra. Buona sorte. Vediamo qui. Buona sorte per lui. Scusi. Buongiorno. Buongiorno. Chi siete? Noi siamo un gruppo di liberi cittadini che si sta candidando alla Regione Lazio, che si è fatto un mazzo così per riuscire a raccogliere tutte le firme, per fare tutto in regola. Siamo qui da stamattina alle 8 per presentarci alla provincia dall'altra parte e alla regione da questa parte e per realizzare quello che è il progetto più interessante di tutte queste regionali, cioè quello di rete dei cittadini. Bene. Ma siete candidati voi? Sì, come l'operatore che è di camera siamo candidati. Non mi sputtani così perché questa la dovrò tagliare. Non è ancora arrivato nessuno, vero? Stiamo aspettando gli amici che tra un poco arriveranno. Forse è stato un po' di traffico, ma non c'è problema. C'è poca gente ancora qui alla Corte d'Appello. Ci stanno qualche giornalista che è in attesa dell'arrivo dei faldoni, delle firme, della presentazione delle prime liste. Ancora non si è presentato nessuno. Ecco, il signore si deve presentare le liste, ma per le provinciali, mentre invece qui è per le regionali. È stata dura raccogliere queste firme, Giovanotto, ci dica, lei chi è, come si chiama? Ernesto, si presenti. No, io ho conosciuto da poco la Regione dei Cittadini e sto cercando di dare una mano in questo ultimo sforzo finale per la presentazione delle firme. Ho aiutato negli ultimi banchetti, è stata dura, al freddo, al gelo, sotto la pioggia, a quanto pare forse ce l'abbiamo fatta. E allora, visto che dice che è stata dura, eccetera, ma chi ve l'ha fatto fare? È la speranza di cambiare veramente le cose, speriamo. Ecco qua, lui mi sembra, se non sbaglio, è il capolista alla provincia di Roma, giusto? Francesco Silvestri. Giustissimo, orgoglioso candidato. Invece quest'altro signore, che fa finta di niente, si chiama Pino Strano. Per caso sono in lista. Per caso in lista e per caso è uno degli esponenti principali dei Democratici Diretti. Padre, appena inizio. Padre anche gran parte dello statuto della rete dei cittadini. Il guardiano del popolo, no, del popolo, delle regole, perché anche le regole per noi sono importanti. In una assolata Roma, sabato mattina c'è un tempo primaverile che ci sono ben augurante veramente. Eccoli, guarda che c'è un altro gruppo di cattivi. Eccoli, sono arrivate le nostre firme, sono arrivate. Eccole, wow! Ragazzi, che diretta! Fantastico, questo è uno scoop alla Raffaella Carrà. Caramba, che sorpresa! Sì, però. Un bonino. Scusate, voi siete dei giornalisti, mi sembra. Di che giornale? Io per il Messaggero. Per il Messaggero, come si chiama? Francesca. Francesca. Come mai siete qui questa mattina? Questa mattina scade, diciamo, la
presentazione di tutti i listini provinciali e qui è la, per il discorso d'appello per il listino regionale, quindi il presidente con i suoi 14 senatori, i sindaci. State aspettando per fare che cosa? Per prendere tutti i nominativi, il simbolo concreto. Bene, quindi per fare informazione. Certo. Ma ci siete solo voi come giornalisti? No, beh, cioè, ci sono varie agenzie, l'ANSA, Omniroom, però sì, noi siamo i primi, arriveranno gli altri. Bene.